qui col dottor Francesco Balducci, medico chirurgo, presidente dell'AMIE, Associazione Medici Italiani Evoluzionisti, e che è anche detentore del record mondiale del maggior numero di fiumi percorsi in tutti i cinque continenti col kayak fluviale. Ma inoltre Francesco, posso chiamarlo così perché è anche un Certo. mio caro amico, è stato anche un ex atleta di bodybuilding altezza peso, quindi direi un atleta tutto tondo. Ecco, a questo punto vorrei chiedere a Francesco, ci puoi dire un attimino che cos'è questa AMIA? Allora, intanto ti ringrazio Massimo e mi dai la possibilità di parlare appunto dell'Associazione Medici Italiani Evoluzionisti. Di cosa si tratta? È un'associazione che comprende professionisti sanitari del mondo della salute, quindi ci sono medici, ci sono anche biologi, farmacisti, e noi consideriamo che cosa? Soprattutto l'importanza della medicina preventiva, predittiva, potenziale, iniziative rigeneratrice, quella che dovrebbe essere poi la vera medicina. Perché evoluzionistica? Perché noi consideriamo anche l'importanza dell'essere umano come appartenente alla specie Homo sapiens e quindi tutto questo si correla anche con un certo tipo di alimentazione che rispecchia questa appartenenza e anche poi lo stile di vita, cioè dal punto di vista epigenetico. A questo punto io ti vorrei anche chiedere una cosa, dato che tu sei un medico anche anti-aging, non l'ho detto ma lo dico adesso, ecco, hai preso la certificazione con l'AMIA, l'Associazione Medici Italiani Anti-Aging, di cui io sono vicepresidente, quindi tu sei presidente di quella, io sono vicepresidente di Ma quell'altra. siamo gemelle, sono gemelle, certo. Esatto. Ecco, se tu dovessi dare 3-4 consigli a una persona nell'ottica anti-aging, cosa diresti? Ma innanzitutto direi che non esiste la pillola magica per poter avere una giovinezza prolungata e un'efficienza fisico e mentale fino possibilmente all'ultimo dei nostri giorni. Bisogna, diciamo, mettere le tessere, tutte le tessere nel complesso e completo mosaico della salute e del benessere. Una delle tessere più importanti è sicuramente la corretta alimentazione, specie specifica secondo natura. Un'altra tessera non meno importante è l'attività Scusa se ti fisica. interrompo sull'alimentazione, perché sai, dire l'alimentazione corretta sono capaci tutti, ma Certo, io, no? sì. Tu invece so che sei un po' un promotore di un tipo di alimentazione Sì. specifica, che è la paleodieta. Mi Sì. dici che cos'è la paleodieta e quali sono le ragioni per cui uno propone la paleodieta? Sì, allora, diciamo che forse il termine paleo non è forse il più corretto perché pone il fianco un po' ad alcuni commenti del tipo ma non viviamo più nel mondo paleolitico. In realtà questo tipo di dieta, o dieta anche dieta ancestrale, è ancora oggi osservata da tutte le popolazioni indigene scarsamente contattate o incontattate. Di cosa si cibano? Si cibano sostanzialmente di pesce, carni, selvaggina, tube, frutta, verdure, quindi diciamo i cibi che la natura mette a disposizione, quindi in modo istintivo, quindi infatti è chiamata anche dieta secondo natura. Vengono eliminate in questo tipo di dieta i prodotti cerealicoli, quindi i cereali, i legumi e i latticini per diverse problematiche legate al lattosio, legate alla caseina, legate alle saponine, alle lectine, agli antinutrienti che possono creare una Al sofferenza, glutine. al glutine giustamente, che possono creare una sofferenza della parete intestinale fino alla cosiddetta permeabilità o leaky gut syndrome e altre problematiche. Quindi adesso in modo condensando proprio in poche parole, ecco, di cos'è questa paleodieta. Quindi ancora una dieta ancora oggi osservata da popolazioni indigene che istintivamente mangiano tutti in questo modo. Si basa anche sulla qualità dei cibi, perché c'è carne
carne, c'è pesce, quindi parliamo di pesce ovviamente pescato e non allevato, parliamo di carne grass fed, cosa vuol dire? Allevata a pascolo libero, con erba e fieno, o addirittura meglio ancora carne di animali che vivono lo stato brado. Quindi al di là della ripartizione dei macronutrienti è importante anche e soprattutto la qualità degli stessi. E ovviamente viene bandito il cibo industriale. Quindi alimentazione, poi? Ah, giusto, per quanto riguarda il mosaico complesso, la seconda tessera, ma non meno importante della prima, è l'attività fisica. Attività fisica che deve essere effettuata per tutta la vita, possibilmente fino all'ultimo dei nostri giorni, soprattutto per allenare che cosa? Resistenza, forza, elasticità, equilibrio, forza esplosiva, e questo tutte componenti devono essere mantenute, soprattutto a partire dalla cosiddetta certa età, Massimo, no? A partire dai cosiddetti 45-50 anni, quando invece uno tende a mettere i remi in barca, e invece allora che bisogna insistere maggiormente con l'allenamento di forza, perché? Per evitare la sarcopenia, che come sai benissimo è una diminuzione della massa e della forza muscolare, ed è disattesa dalla medicina cosiddetta convenzionale. Nel libro Guida alla medicina funzionale, sì, secondo me è un libro che tutti i medici dovrebbero appunto una pietra miliare, certamente. Tu hai scritto un capitolo sugli interferenti endocrini, ci puoi dire qualcosa anche su questo aspetto? Questa è una grande sfida del terzo millennio, perché il carico tossico individuale purtroppo ai noi si arricchisce sempre di più di sostanze che vengono definite xenobiotiche, cioè estranee alla vita, che hanno anche purtroppo un'azione come interferenti ormonali. In che modo vanno ad agire? Vanno ad agire addirittura sostituendosi o riducendo l'efficacia soprattutto degli ormoni anabolici, in particolare il testosterone, il deidroepiandrosterone, e questo creano problemi di iperestrogenizzazione, ma potrebbe essere non solo un problema maschile ma anche femminile, perché questa, diciamo, predominanza estrogenica porta anche a grossi problemi per quanto riguarda il sesso femminile, quindi tutto il carico tossico che ai noi la tecnologia non eco e non biocompatibile ci sta regalando in questo ultimo periodo. Grazie Francesco, è stato un piacere. Dato ai nostri follower. Volevo anche aggiungere, ho dimenticato un terzo tassello importante, una terza tessera importante nel mosaico del benessere, che è l'integrazione. Integrazione che è tanto più importante purtroppo quanto più avanziamo con l'età, e che va proprio a colmare le lacune che vengono determinate da un'inefficienza dei nostri sistemi antiossidanti e delle capacità anche dei recettori agli ormoni, degli ormoni stessi e dei neurotrasmettitori. Anche perché l'alimentazione ideale è un po' un'utopia, anche certo, uno sì, uno può sposare anche con un'alimentazione, ma poi servono sia per integrare, certo, eventualmente manca, ma come tu anche per potenziare dei sistemi che oggi subiscono degli stress che non sono naturali. Assolutamente no. Grazie a te, grazie.